È tra gli incoraggiamenti delle infermiere e i diplomi di coraggio di Capitan Vaccino che sono iniziate le vaccinazioni per i bambini NASL 4. Giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 20, hanno fatto l'iniezione più di 110 bambini dai 5 agli 11 anni, 51 all'ospedale di Lavagna e 60 equamente distribuiti tra l'ospedale di Rapallo e l'Hub di Sesti Levante. Sono questi tre punti vaccinali allestiti appositamente per i più piccoli nella nostra ASL che offrono una capacità giornaliera totale di 200 dosi. Abbiamo una platea vaccinabile teorica di 7.000 bambini, il 50% sono 3.500 circa. Noi ne abbiamo già prenotati oltre 350, quindi il 10% nei primi giorni. A fare i vaccini sono presenti anche i pediatri di libera scelta che collaborano con la ASL. Rispetto a quelle per adulti è previsto un terzo della dose, per i bambini allergici è previsto un percorso specifico in 5 giornate dedicate, la prima lunedì 20 dicembre. Mettiamo a disposizione dei pediatri di base e delle famiglie, quindi anche dei bambini, il nostro ambulatorio dedicandolo agli allergici. Sarò presente io perché nel caso di una reazione allergica importante ci vuole una dimestichezza con determinati farmaci e con determinate procedure. Ad accogliere i bambini ci sono i volontari dell'associazione VIP Caduggi Riviera di Levante. E quindi insomma noi siamo contenti di poter ritornare a fare quello che è il nostro mestiere, far ridere i bambini, in questo caso accompagnarli. Devo dire che comunque i bambini mi sembrano molto più coraggiosi di tanti adulti, si sono fatti vaccinare con entusiasmo e senza la minima preoccupazione. Gli spazi sono allestiti nel modo più giocoso possibile. Ci sono i disegni di Capitan Vaccino, testimonial della campagna vaccinale pediatrica, e dopo la vaccinazione ai bambini viene rilasciato un diploma come riconoscimento per il coraggio dimostrato nel sottoporsi a una puntura.